Alle cene di Condirsi spesso si è fatto un elogio dell'amore e inevitabilmente la questione dell'amore viene sostituita dalla questione del desiderio. Ma del desiderio cosa si dice? La natura del desiderio è sempre l'espressione di una mancanza, ma di qualcosa che è mancante, e a me questa cosa mette ansia. Allora io spero che questa sera invece si possa fare l'elogio del desiderio. La questione del desiderio post-capitalista è molto più deleuziana, è più vogliamo un accrescimento, di una realizzazione di una potenza piuttosto che un senso di fare i conti con la frustrazione, che poi l'analisi è questo sostanzialmente, fare i conti con la frustrazione dell'individuo, che comunque secondo me ci sta, solo se fare i conti con la frustrazione dell'individuo vuol dire che invece c'è una potenza del collettivo che non si confronta con la frustrazione ma invece con una pienezza di piacere, di desiderio, eccetera eccetera. L'introduzione che volevo fare io invece partiva più da cose diciamo materiali, ovvero un amico qualche giorno fa, senza sapere cosa facciamo per condirsi, fa: ah, quindi vai, partecipi a queste cene borghese. Definiamo borghese, cioè trovarsi a parlare di un tema e condividere il cibo è un lusso borghese, perché non siamo invece nel sottoscala di un centro sociale. Quindi ridefiniamo un attimo cosa intendiamo con lusso, cosa intendiamo con vizi borghesi, cioè sembra un po' la vulgata proprio vetero comunista, marxista-leninista, d'antan, cioè nel pensare che appunto qualsiasi condotta viziosa, piacevole, sia lussi borghesi, vizi borghesi, eccetera. E quindi invece rivendicare questa parte mi viene in mente un altro aneddoto così, che secondo me dimostra abbastanza l'assurdità del sistema capitalistico, e cioè in piazza Cavour c'è una casa bellissima che io ogni volta che ci passavo sognavo di viverci, almeno speravo di sbirciando dalle finestre di vedere questi borghesi che banchettavano lì bagione, invece è di proprietà di una banca. E questa cosa cioè, mi sembra esattamente come in Furore di Steinbeck, in cui la domanda è: ma chi è la banca? Cioè chi è che esattamente beneficia di tutto questo, di questa sovrapproduzione capitalistica? Apparentemente nessuno, cioè questo è proprio un sistema completamente acefalo in cui persino i top manager che stanno diciamo a metà tra quello che era il padrone di un tempo, appunto il ricco borghese, il signore feudale, e comunque un lavoratore salariato che può essere licenziato, ovviamente viene licenziato con una liquidazione che non è paragonabile a quelle che la maggior parte della popolazione può insomma ambire ad avere, però di fatto persino i top manager con queste liquidazioni sono comunque funzionari di un sistema, cioè non sono loro i padroni, non sono quelli che beneficiano di queste vette diciamo anche di lusso tecnologico, se vogliamo, potenzialità di uscire da un regime di scarsità, perché di questo stiamo parlando, cioè siamo in un sistema in cui dovremmo chiederci come rispondere a dei bisogni molto elementari, molto necessari. Per molte persone sembra di sì, e sembra ancora più di sì, sempre di più, cioè ci sono persone che vivono veramente molto al di sotto della soglia di povertà, persino in Occidente, persino qua, persino qui a Porta Palazzo. E questa cosa è completamente assurda se pensiamo al fatto che invece siamo sommersi da merci e disponibilità di produzione di cose di cui evidentemente non abbiamo bisogno. E quindi insomma la questione del comunismo di lusso, che questo è un concetto che da Mark Fisher diciamo viene polarizzato e propagandato, è la possibilità di immaginare un sistema di organizzazione della produzione, ma comunque insomma della società comunista, però senza associarlo a quel grigiore a cui siamo insomma abituati invece ad associarlo, se pensiamo ai modelli di socialismo reale. Al di là della questione di come intendiamo il comunismo come esperienza storica, invece come esperienza di obiettivo a cui ispirarci, uscendo insomma anche dalla retorica dell'anticapitalismo di per sé, ma cercando di immaginare una società futura, mettere insieme la questione del comunismo con il lusso vuol dire permettere alle persone che sono affezionate anche al capitalismo, perché pensano questo è l'unico sistema che comunque ci ha permesso un benessere diffuso,
qui apriamo una grande parentesi, vorrei discuterne anche con voi perché è anche fuorviante, secondo me, pensare che sia stato il capitalismo, il sistema che ci ha permesso di raggiungere una serie di libertà e di benessere diffuso. Il capitalismo l'ha potuto fare, ma anche intanto perché c'era il confronto con l'Unione Sovietica e quindi un grande ridimensionamento o comunque un grande ripensamento di quello che dovrebbe essere un sistema capitalistico. Ce l'abbiamo visto con il keynesismo, l'abbiamo visto con il piano Marshall, l'abbiamo visto cioè, con una serie di correzioni che erano anche fomentate dalla questione geopolitica di dover dimostrare il fatto che un sistema funzionava meglio poi per la sua popolazione, senza contare quelli che sono stati i movimenti operai, i movimenti dei lavoratori, cioè quindi c'è stata un'azione diretta che non era sicuramente di ispirazione capitalistica, nel momento in cui poi appunto invece l'altro grande modello è venuto a mancare, quindi guarda caso il crollo dell'Unione Sovietica più o meno coincide comunque con l'inizio del neoliberismo come politica deliberata. Nel momento in cui non c'è più alternativa, è possibile per un sistema, cioè, lasciare uscire la sua vera natura, insomma, dimostrarsi come un sistema spietato che è il capitalismo di lotta di tutti contro tutti. Però per molte persone c'è la sensazione che questo sistema non abbia alternative, anche perché comunque si è dimostrato il migliore storicamente. E come convincere, insomma, il fatto che potremmo stare ancora meglio? Moralizzandoli, dicendogli che comunque questo è un sistema ingiusto, oppure dicendogli che è possibile pensare a un sistema in cui stiamo ancora meglio. E ancora meglio questo indipendentemente da cosa vuol dire stare meglio, vuol dire avere meno tutti, quindi pensare a un discorso di decrescita felice, ad esempio, oppure pensando che non dobbiamo noi desiderare più in piccolo, ma saranno le condizioni materiali anche a farci rendere conto di quanto tanti nostri apparenti bisogni che abbiamo in questo momento, come, non lo so, esempi banali che sono quelli che vengono spesso più moralizzati, il brand della moda, la borsa di Gucci che viene presa dalla vetrina spaccata durante le manifestazioni. Dobbiamo insegnare con fare paternalistico alle persone che loro non hanno bisogno di questi beni, o dobbiamo più o meno dimostrare con un altro modello sociale, che non è necessario avere ad esempio questi beni di lusso, non ti servono 8 yacht per essere felice, perché è sufficiente avere molto tempo libero, soprattutto per vivere bene e preoccuparti di una serie di cose che adesso proprio l'organizzazione sociale non ti permette nemmeno di esplorare. Io penso che anche le identity politics nascano molto come reazione a una condizione materiale nella quale hai bisogno di definirti, perché in una lotta, diciamo, fra poveri un po', hai la sensazione che ci sono delle identificazioni identitarie, scusate, cioè la ridondanza, ma che ti permettono comunque di ottenere uno statuto speciale, diciamo, e che quindi devi affezionartici molto, in qualche modo le puoi usare a tuo vantaggio, e non è colpa delle persone se pensano questo, è colpa di un sistema che non ti permette appunto di esplorare tutte le possibilità identitarie di stili di vita che vorresti, che potresti avere la possibilità di esplorare, anche perché non ti dà il tempo di farlo, perché per 8 ore al giorno proprio lavori se non sei un ricco proprietario. E quindi, insomma, cercare di immaginare un'organizzazione sociale che permetta di automatizzare una serie di compiti da svolgere e di collettivizzarli in modo democratico, nel senso che il lavoro di cura non sarà più svolto soltanto da donne o da persone che vengono da paesi più svantaggiati, persone razzializzate, eccetera, ma cercare di collettivizzare queste cose ovviamente serve una grande opera di pianificazione, e la pianificazione fa paura perché fa pensare molto spesso questo grigiore burocratico. E quello che vorrei dire io, cioè quello che mi sembra, è che il capitalismo per come lo stiamo esperendo adesso non è. Cioè, mi sembra che il livello di burocratizzazione e di problematiche sia uguale, ma in più devi pure pagare. Cioè, una volta almeno ti mettevi in coda per il pane, te lo davano gratis in Unione Sovietica. Adesso invece devi fare lascia passare a 38, citando le 12 fatiche di Asterix, eccetera. Però tutto questo per il più è pagamento, ed è una richiesta, tra l'altro, di tempo allucinante, che è evidentemente irrazionale, mentre una gestione collettiva e democratica naturalmente richiede una partecipazione, ma la richiede, secondo me, anche lì è possibile anche non partecipare. Ovviamente sai che se non partecipi le decisioni verranno prese per te, però in quel caso è veramente una scelta, nel senso che non sei costretto a farlo.
E quindi insomma una gestione, io me lo immagino proprio un po' come dei piccoli soviet, che forse un po' macchia, però un'organizzazione così che tenga conto di una dimensione comunitaria e allo stesso tempo una messa in rete però di queste cose, di mettere in rete è una cosa di cui abbiamo chiaramente le possibilità molto più ora rispetto a quanto non fosse 100 anni fa, e allo stesso tempo sapere che questa è una cosa che gestisce il modo in cui produciamo, in cui organizziamo quegli aspetti che sono produttivi e riproduttivi del sociale. E questo è quello che libera poi invece gli stili di vita in tutti i sensi. Mi rendo conto che c'è un problema perché il femminismo, ad esempio, ci ha abituato a pensare che il personale è politico e che quindi in realtà ogni nostro stile di vita, ogni scelta di vita ha probabilmente una ricaduta politica. Cioè tendiamo ormai a pensare questo, mentre io penso che invece potremmo veramente liberare, senza rivalutare un privato, un segreto, che ne so, però prendendo quello che c'è stato comunque di buono nell'esperienza del capitalismo liberale, cioè renderci conto che nel momento in cui hai i soldi e le disponibilità economiche puoi fare ed essere qualsiasi cosa. Puoi essere bianco, puoi essere nero, puoi essere donna, puoi essere uomo, puoi essere omosessuale, puoi essere eterosessuale, puoi essere veramente qualsiasi cosa se hai la possibilità economica di fare queste cose. Okay? Questa è un'esperienza storica da cui potremmo prendere il modello per quello che appunto Mark Fisher chiama comunismo di lusso, comunismo acido, cioè un'esperienza diversa proprio perché io ho un po' la sensazione, di questo parlavo anche nel mio libro, di partire dal desiderio, che comunque l'attenzione invece per quello che prima del femminismo era percepito come il privato, il personale, abbia sostituito totalmente invece il discorso politico. Io penso che invece il campo politico, quello che taglia il politico, è il conflitto fra capitale e lavoro. Questo non vuol dire che non ci siano altre esperienze di discriminazione o di subordinazione, ma che in fondo, in questo sistema acefalo, come abbiamo visto, che è un po' il capitale, proprio perché nessuno poi beneficia veramente di questo modello. Cioè, sì, ovviamente c'è chi ha 8 yacht e chi invece dorme per strada qui sotto. Però penso che un modello libero anche del senso di colpa è pensare che quello che tu hai lo possiedi a scapito di altri, possa veramente stare tutti meglio, senza pensare che quindi non potrai più fare delle cose, ma che ti permetterà di capire se queste cose avevano effettivamente un significato nella tua vita oppure no.